come dire, come hai conosciuto la Rai? Cioè, no, non proprio la Rai, perché la Rai ti entra in casa, però insomma, chiunque abbia una passione per il cinema in Italia, quando è ragazzo, quando è giovane, sa che forse l'unico punto di riferimento dal punto di vista della formazione è il centro sperimentale, per cui ne ho sentito parlare. La mia intenzione era provare a accedere al corso di regia subito dopo la maturità. All'epoca l'accesso ai corsi era biennale, per mia fortuna non era l'anno giusto, quindi mi sono prima iscritto a giurisprudenza e ho studiato giurisprudenza. E dopo la laurea, vari miei amici che avevano provato ad entrare al centro, alcuni erano entrati, altri no, alcuni di loro mi hanno consigliato di provare ad accedere al corso di produzione. Io all'epoca non sapevo neanche cosa fosse la produzione, perché un cinefilo conosce, uno che è solo cinefilo conosce bene il ruolo del regista, degli attori, dello sceneggiatore e poco altro. Per cui mi hanno spiegato più o meno cos'era questo corso, ho fatto domanda e sono riuscito a entrare. E poi di lì mi sono molto appassionato alla materia. Sì, la prima selezione, come è ancora adesso, è basata sulla domanda di ammissione, sugli elementi presentati nella domanda di ammissione. Sì, e credo a quello che mi ha detto poi quello che è stato poi il mio docente, Gianluca Arcopinto. La cosa che lo aveva colpito molto era la mia motivazione, fra l'altro voglio chiedere di rientrare in possesso di quella motivazione, vorrei rileggerla. E poi c'è stata una prova scritta, che all'epoca era c'era un test di cultura cinematografica, di cultura generale, e poi un tema, un compito sul ruolo del produttore all'interno, cioè sul ruolo della produzione all'interno di un film. E poi c'è stata una prova orale, cioè un colloquio che all'epoca sostenni con Caterina D'Amico e ricordo particolarmente il produttore Gianni Minervini, che era appunto nella selezione di esame, che ci tenne a sottolineare il fatto che anche lui era napoletano come me e per il quale poi ho lavorato pochi anni dopo essere uscito dal centro, cioè come organizzatore per un film da lui prodotto. La prova scritta, cioè in anticamera, prima aspettando di fare la prova scritta. Ci siamo scambiati dei contatti, all'epoca non esisteva neanche la mail, ci siamo scambiati i numeri di telefono e poi ci siamo rivisti agli orali e poi all'inizio del corso. Poi appunto è iniziata. Eravamo una classe molto unita, io ero credo, l'unico uomo maschio, cioè non credo, ero l'unico maschio in una classe di sole donne. E poi il rapporto in particolare con quelle che poi sono diventate le mie socie si è stabilito e poi cementato molto rapidamente. Erano Gianluca Arcopinto, credo che il primo anno di centro sperimentale si sia dedicato quasi esclusivamente all'insegnamento, al nostro corso. È stata una presenza costante, molto importante. Sia proprio dal punto di vista degli insegnamenti ricevuti, ma soprattutto rispetto all'atteggiamento, cioè l'atteggiamento rispetto al mestiere della produzione. Cioè, parlo di mestiere, parlo di produzione in generale, senza distinguere fra organizzazione e produzione. L'atteggiamento, cioè, rispetto proprio alla passione che ci ha trasmesso lui attraverso il suo insegnamento e alla passione rispetto al fare questo mestiere. L'altro docente molto molto importante è stato Domenico Procacci. Rifacendo un po' i conti, io sono entrato al centro che avevo 25 anni, proprio al limite ultimo per entrare alla mia ultima possibilità e credo che Gianluca ne avesse 32 e Domenico 31. In realtà erano dei ragazzi, cioè se ci pensiamo adesso, erano veramente giovani produttori, non come quelli come siamo definiti noi ancora adesso a 50 anni. E appunto sono state due figure fondamentali. Sono state fondamentali, credo, anche per l'approccio nuovo e moderno, che poi è quello che ha un po' rinnovato il cinema italiano in questi anni rispetto al mestiere della produzione. E anche importantissimi perché sono stati poi i primi a darci delle occasioni professionali, che è una caratteristica tipica del centro e che poi quando noi siamo usciti dal centro abbiamo costituito la nostra società oppure la nostra attività singola. Io ho fatto a lungo l'organizzatore prima di diventare, diciamo, di fare a tempo pieno il produttore.
quello di attingere al bacino della scuola, in primis ovviamente per il nostro reparto, agli allievi del corso di produzione, ma poi a tutti quelli che si conoscono lì. È una delle forze, dei punti di forza del centro sperimentale, sia per le possibilità che offre agli allievi, ma sia la possibilità che offre a coloro che gravitano dal punto di vista professionale intorno al centro di attingere ai giovani, ai talenti migliori che emergono dal centro. Il saggio di diploma è stata una grandissima esperienza perché non so se poi successivamente nel centro appunto ha sperimentato la forma lungometraggio per alcuni diplomi in collaborazione con Rai Cinema e alcuni di questi, come so, 10 inverni, hanno avuto una particolare fortuna e ottimo esito. In quel caso lì invece 3 allievi del corso di regia decisero di mettere insieme i budget che il centro offriva loro per l'esercitazione di fine corso per fare un lungometraggio. Gli allievi erano Brizzi, Vendemmiati e Aurigemma, appunto hanno scritto un lungo e con appunto all'epoca 30 milioni di lire, cioè quelli che sono adesso 15 mila euro, sommati per tre, erano quindi tipo 90 milioni di euro, 90 milioni di lire, quindi 45 mila 45. euro, e con quelli abbiamo fatto un lungometraggio, che è stata un'esperienza durissima, abbiamo girato 6 settimane di riprese, ma per noi, io e Carlotta Calori ci occupavamo di questa esercitazione, è stata un'esperienza fantastica perché abbiamo avuto a che fare con un vero e proprio lungometraggio. No budget, come si definirebbe adesso, realizzato interamente a Roma con un vero cast, c'era Felice Andreasi come protagonista del film e alla fine appunto abbiamo realizzato un lungometraggio con tutte le difficoltà del caso e tutte le problematiche che bisogna affrontare per fare un film. Per me è stata una fortuna incredibile questa durissima esperienza in cui eravamo praticamente soli. Perché di lì a poco io sono stato chiamato, ero ancora sul set di questo film, quando sono stato chiamato da Napoli per il film di Mario Martone, che all'epoca era L'amore molesto, dove cercavano una persona che facesse produzione napoletana e io ero sicuro che cercassero un segretario di produzione, ero particolarmente esaltato dal fatto di aver trovato lavoro appena finito il centro, non sono neanche finito. Quando poi mi sono reso conto che lì cercavano un direttore di produzione e me ne sono reso conto al mio primo colloquio a Napoli, perché il mio primo incontro con Martone, che era stato avvenuto a Trastevere, mi sembrava una cosa incredibile che dal mio punto di vista il regista spiegasse al segretario di produzione tutti gli aspetti del film con il cast, sceneggiatura, foto di sopralluoghi. Io pensavo di essere arrivato in un mondo ideale in cui anche l'ultimo segretario di produzione riceveva questo trattamento straordinario. Poi a Napoli ho scoperto che cercavo un direttore di produzione. Mi tremavano abbastanza le gambe, però ho corso questo rischio. Devo dire, appunto, il lavoro che avevo fatto sul film del centro sperimentale è stato decisivo perché poi il film è andato molto bene. Anche dal mio punto di vista, ho fatto credo un salto di carriera nella gerarchia della produzione di tipo 10 anni in un mese. Sì, è stata un po' è stato letargico per un po' di tempo, perché io appunto ho fatto a lungo l'organizzatore. Francesca si era molto specializzata nella post-produzione, seguiva la post-produzione di molti film e poi di fatto è entrata a collaborare quasi stabilmente con la Bianca Film di Donatella Botti e Carlotta, la nostra terza socia, era entrata subito dopo il centro alla televisione satellitare araba Orbit, aveva da poco aperto a Roma, per cui abbiamo fondato la società che era appunto un atto notarile per i primi tempi, non è stato altro che questo, e abbiamo seguito un po' i nostri percorsi. Tecnicamente, penso, la prima cosa che abbiamo prodotto è stato un documentario di Paolo Pisanelli, che è stato poi anche allievo del Centro Sperimentale, il corso di documentario, e erano dei documentari istituzionali per l'orientamento universitario di 2 università, prima credo Lecce e poi la seconda università di Napoli. Sono stati i primi lavori effettivamente prodotti.
Poi abbiamo fatto un'operazione abbastanza spericolata, che è stata portare al cinema in sala il film d'esordio di Eros Puglielli, altro allievo del centro sperimentale, che si chiamava Dorme, che era un film girato in super VHS da Eros, che aveva credo 19 anni, completamente da solo. E ci sembrava un film che rivelava un talento straordinario, e quindi la nostra idea è stata: proviamo a far conoscere Eros Puglielli attraverso questa operazione, perché il film è diventato un piccolo culto nei circuiti domestici del VHS, e l'abbiamo fatto facendo, appunto, sostenendo il grosso investimento all'epoca si chiamava vidigrafazione, cioè gonfiare un super VHS fino a 35 mm e portarlo in sala. L'abbiamo distribuito con la Lucky Red. Chiaramente il film non è che abbia avuto chissà quali esiti, però la nostra idea non era chiaramente fare un discorso strettamente commerciale, ma quello di cominciare un rapporto con Eros, che poi per vari motivi non è invece continuato, perché Eros ha fatto altre scelte. E di lì a poco, su uno di questi set che io frequentavo da organizzatore, che era il set del film Il Verificatore di Stefano Incerti, che era un'opera prima prodotta da Teatri Uniti, ho conosciuto Paolo Sorrentino, che si era presentato sul set come runner, come volontario della produzione, per anche lui avere un primo contatto, diciamo, con un cinema di tipo professionale. E lì ci siamo conosciuti, ho letto delle cose che scriveva e ho pensato che fosse un grandissimo talento nella scrittura, senz'altro, e poi abbiamo testato il suo talento anche, che era quello che ci eravamo ripromessi, con un cortometraggio che abbiamo di lì a poco prodotto, il suo primo lavoro, diciamo, di finzione, un cortometraggio, penso fosse il 98 o qualcosa del genere, o il 99, e da lì abbiamo poi cominciato con Paolo e abbiamo cominciato a produrre i suoi film e anche altri. Ma allora, ho avuto varie volte chiaramente questo tipo di sensazione, perché non abbiamo fatto noi questo film. Da un punto di vista, per esempio, del tipo di film che si poteva fare, l'ho provato in maniera fortissima su Il sospetto di Vinterberg, film che poi curiosamente era uno dei nostri concorrenti nella corsa all'Oscar, perché la vicenda raccontata dal film è una vicenda che fra l'altro si è verificata anche nelle cronache italiane, ed era uno straordinario spunto narrativo per un film, e ho pensato al fatto che avessi perso l'occasione di cogliere in quella notizia di cronaca le possibilità di un film che è poi molto molto bello, come quello che ha realizzato Vinterberg. L'altro film che avrei assolutamente voluto fare, per il piacere assoluto che mi ha dato nella sua visione, è Lasciami entrare, di Thomas Alfredson, che è un regista svedese che al mio avviso è uno dei registi più dotati in circolazione nel mondo in questo momento, perché la straordinaria capacità di coniugare cinema di genere, un film di fatto di vampiri, e chiaramente i film di vampiri sono già di per sé dei grandi melò, però realizzato con una capacità e una freschezza e una capacità di introspezione dei personaggi straordinari. Quello è un altro film che mi ha fatto pensare come avrei voluto farlo. È uno dei film italiani che ho più amato negli ultimi anni, è stato L'ora religione di Bellocchio, però lì non è, cioè non è, è un film che ho molto molto amato, e mi sarebbe piaciuto, però appunto non ce l'ho. Sì, Però queste cose succedono sempre. succede. Succedono. È successo con un film che poi ha avuto uno straordinario successo, che era Pranzo di Ferragosto, che Matteo Garrone mi telefonò. Lui era già il produttore di quel film, diceva: "Ma io forse non ce la faccio a occuparmi, non è che puoi prenderlo tu." E ho detto: "No, ma io ho tante cose da fare." Così, l'avevo anche letto, finché ha avuto un successo straordinario, anche internazionale. E poi sì, un rimpianto è stato anche non aver fatto il primo film di Vincenzo Marra, che era Tornando a casa. Tornando a casa. Non che ne avessi avuto veramente l'occasione, però appunto Vincenzo Marra l'ho conosciuto durante la lavorazione di Teatro di Guerra di Martone, dove lui era assistente volontario alla regia. Questi film napoletani sono stati la palestra di moltissime professionalità, non solo artistiche ma anche tecniche, poi approdate nel cinema italiano.
E lui a un certo punto, durante questa lavorazione, che si lavorava tipo 18 ore al giorno, mi diede questa sceneggiatura e io per lungo tempo non ho letto. E poi di lì a poco ho saputo che il film si faceva, il film era molto molto buono e quindi ho pensato, ho perso un casino. Allora, io sono docente al centro sperimentale adesso non so più da quanti anni, però credo di essere rientrato da docente dopo 3 anni, credo. Sì, cioè, nel senso che poi il ruolo del consiglio di amministrazione è un ruolo molto più consultivo e cioè, poi anche ovviamente decisionale, però appunto è chiaramente che la gran parte del lavoro viene fatta secondo me molto bene, poi non so se è il caso di dirlo o meno, dal presidente, dal direttore generale. Io rispetto al mio rapporto col centro sperimentale, adesso in questa nuova funzione, quella continuativa di docente, cioè in qualche modo, siccome penso di aver ricevuto molto dal centro sperimentale, cioè, fare frequentare questa scuola, io che ero laureato in giurisprudenza e forse avviato, non lo so, mia sorella è magistrato, tutt'altro lavoro, in qualche modo credo che questo incontro abbia cambiato la mia vita e credo di aver ricevuto moltissimo in termini di formazione dai docenti, dalla struttura, dalle possibilità che mi sono state concesse. Mi sembra che il minimo che uno possa fare se ha la consapevolezza di quanto ha ricevuto è cercare di restituire una minima parte, insegnare e partecipare in qualche modo alla vita del centro anche come consiglio di amministrazione, mi sembra una parziale possibilità di restituire quanto ricevuto.